Il Festival Kaleidoscope, l'arte del dialogo, il dialogo delle arti, è uno dei risultati dei progetti Culture e Culture 2, un'esperienza di cooperazione decentrata iniziata nel 2006 e proseguita nella seconda edizione sempre con il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e la copartecipazione del Comune e l'Università di Bologna. I progetti, volti a rafforzare le risorse culturali e a promuovere il turismo e lo sviluppo sostenibile nel territorio di Tuzla, nascono da una collaborazione storica tra le città di Bologna e di Tuzla, che a partire dal protocollo di gemellaggio del luglio 1994 si sono incontrate, sostenute e confrontate a lungo con l'obiettivo di realizzare esperienze e itinerari significativi, come quello del Festival Kaleidoscope. Università di Bologna. Stasera si realizza un sogno comune di Bologna, della sua università e di Tuzla. Ringrazio gli amici di Bologna e tutti gli artisti che hanno accettato il nostro invito. Ragazzi, stasera e nelle prossime giornate guardate, ascoltate, fate nuove conoscenze e divertitevi. A nome dei cittadini di Tuzla dichiaro aperta la mostra di Mirko Ilić e il Festival Kaleidoscope. Cuore del Festival Kaleidoscope è il dialogo attraverso l'arte contemporanea realizzato dai giovani per i giovani. Kaleidoscope è il simbolo dell'armonia tra le differenze, che nasce dal dialogo tra Bologna e Tuzla e tra gli artisti e il contesto che li circonda. In questi giorni ci sarà il dialogo tra artisti affermati e giovani artisti, ma anche tra le varie arti. Design e musiche. In questo momento, ad esempio, stanno dialogando design e musica. Avremo tantissimi altri eventi, 40 in tutto, tra musica, cinema, design e arte. Il dialogo tra le arti deve essere un qualcosa che spinge la creatività nel pubblico. Infatti io conto molto su questi laboratori e workshop. Con Mirko Ilić abbiamo pensato di fare questo workshop creativo, attraverso il quale, insieme ai giovani, cercherà di creare un nuovo logo per la prossima edizione del festival. Festival Azeidu Chukodeno. Aim of my workshop and even my design is to maybe a little bit shake up people, maybe a little bit make them think in slightly different direction. You know, we are doing now trying to do new logo for Kaleidoscope. But whatever else we will do, I will try them to shift just a little bit their way of thinking. Cioè su questi artisti che portano l'arte nella vita, ecco, in modo che le persone si sentano coinvolte. Il mio lavoro è dedicato alla città di Tuzla ed è nato proprio in occasione di questo festival. La mia è un'installazione concettuale, una scultura interattiva perché attraverso questa penna le persone possono interagire disegnando, scrivendo nel sale. Questo festival è un'occasione fantastica per i giovani che entrano in contatto con il lavoro fatto dagli artisti. È un'opportunità di scambio con i giovani provenienti da varie parti d'Europa. Ho imparato da piccolissima perché le mie sorelle maggiori me lo hanno insegnato. È un lavoro che faccio da sempre. Abbiamo una grande galleria e produciamo tappeti su ordinazione. Essere qua in piazza è un modo per far vedere il nostro lavoro e avvicinare le persone a quest'arte. Sei mesi fa, in occasione di una mostra qui a Tuzla, sono stato invitato a questo festival per promuovere il lavoro che facciamo nella Scuola Superiore di Arti Applicate di Sarajevo. Sono qui con i miei alunni del terzo anno per far vedere i metodi della lavorazione tradizionale del metallo e la creazione dei gioielli in filigrana. Mostreremo come con le mani si possono creare pezzi unici con un enorme significato emotivo, perché sono le emozioni e non le macchine che creano opere di qualità. Questa è un'arte e diventerà la mia professione. Ho imparato questo mestiere a scuola grazie al mio insegnante Mansur Bektic. Mi piace molto questo festival, grazie per averlo organizzato, è molto interessante.
Da Bologna sono tre le band invitate ad esibirsi al festival, animando le serate e dividendo il palco con altri gruppi europei. Protagonisti del festival, anche gli artisti bolognesi selezionati attraverso il concorso Iceberg. Fotografi, registi, grafici e designer partecipano ai workshop e alle mostre condividendo le proprie esperienze con gli altri giovani. Nel parco cittadino, Rusty e Chuffs, due storici writers bolognesi, hanno reso omaggio al festival e all'amicizia tra le due città. Importante momento di riflessione, l'incontro alla Casa della Fiamma della Pace con Jeff Halper, antropologo e attivista pacifista israeliano, che ha parlato del suo impegno a favore del dialogo e del rispetto dei diritti umani. We'd like to thank the Tuzla municipality for inviting us and all the young people, especially that we've met over the last couple days here in the Peace Flame House and in the festival in general, who have really been very nice to us. The theme of this festival is dialogue, and certainly we in the Israeli peace movement dialogue with Palestinians. So there is dialogue between Israelis and Palestinians. But here you have a problem. What happens when one side doesn't want a dialogue? We have an asymmetrical situation. Israel frames the conflict, presents the conflict in a very easy way to understand. Israel's a little democracy fighting against Islamic terrorism. That's it. And there's a concept that I'm writing about that's called global Palestine. Palestine is a microcosm of Iraq and Afghanistan and really the Colombia and the rest of the world. So if you can develop effective ways of warfare in Israel and the Palestinians, you can apply that in Chechnya, you can apply that anywhere. I don't know if you could learn very much from us, actually. There is one thing in common that might be interesting. I think a problem here in this part of the world is that
there isn't an appropriate political framework for the peoples. The states don't capture the peoples. If you have two states, you still have 1.5 million Palestinians inside Israel and 500,000 Israelis inside Palestine. So that doesn't work very well. You have one state, both peoples feel that they can't really express their national identities and needs. So maybe both here in the Balkans and also in Israel-Palestine, we have to think of new solutions, and especially some kind of a confederation in which the peoples can live together, especially economically, but the peoples have the ability to have their self-determination. Spazio anche ai più giovani attraverso i laboratori di cinema di animazione della Cineteca di Bologna. Dobradan, noi costruiamo una piccola animazione con la plastilina. L'argomento del festival e di questo laboratorio è l'incontro. Allora noi dovremo cercare di far incontrare qualcuno. Possiamo utilizzare delle fotografie che abbiamo preparato prima. Chi mi vuole raccontare cosa gli piace fare? Loro fanno un incontro di due coniglioni. Ci sono uno è solo, un coniglio è solo, arriva, poi incontra l'altro, così dopo non è più solo. Cosa mi dà seno, cosa sentuce. Immaginate, lei è triste, sente giù, si gira, cambierà la sua faccia. Giù. Noi andiamo adesso a presentare il lavoro che abbiamo fatto in animazione in questi 2 giorni e mezzo. Oh, che cosa mi usami? Giù. Ciao. Per fare l'animazione ci vuole tanto tempo, tanto. Chi ha lavorato ha visto che ogni secondo di film richiede tanta fatica e noi abbiamo realizzato più di 2 minuti, quindi è stato un lavorone. Malo prima smo imali. Abbiamo visto il film d'animazione creato dai nostri ragazzi. Dopo questa proiezione ci siamo messi d'accordo con gli amici di Bologna per realizzare un laboratorio di animazione anche qui a Tuzla. Avremo presto anche il nuovo logo del festival nato all'interno del workshop di Mirko Ilić. Every new experience is good for young creative people. Every new experience. Coming in this country is already good. Talking to these people, as is good for them seeing you coming from there, because they are in middle of the nowhere. If anybody bothered to come from Italy and is not coming with arms and in armed vehicle, it's quite good for them. And I think that experience and exchange gonna make both of you a little bit better in way of thinking, a little bit better as a people. And it's not necessary you need to be a good person to produce good design, but it's good to be a good person just because of yourself. Sono state delle giornate molto interessanti, molto intense, piene di molti avvenimenti, nei quali mi è sembrato di poter vedere una grande collaborazione, un grande coinvolgimento di tutti i gruppi che hanno partecipato a questi eventi. Quindi il discorso iniziato nei giorni del festival rimarrà aperto. Speriamo che questo festival si ripeta ogni anno e che diventi una tradizione. Mi piace molto l'organizzazione di questo festival, perché dà spazio sia agli artisti professionisti che a quelli emergenti. Ad esempio, abbiamo la possibilità di incontrare Safet Zeth, pittore affermato e docente, ma anche di assistere alla proiezione di film trash realizzati da giovani videomaker per il concorso A-Fest. Sono molto felice perché siete arrivati. Come ha detto qualche giorno fa Sara, è un grande dirigente, grande chef d'orchestra, Mutti. Senza cultura il popolo è condannato a morire. Solo con la cultura possiamo sopravvivere, non solo noi ma anche voi e tutti.
Grazie.